Bentornati su Cinema Breve. Oggi spiegherò un film d'azione e fantasia post-apocalittico australiano dell'anno 2015, intitolato Mad Max, Fury Road. Max Rokatansky, che una volta era un poliziotto e un guerriero della strada, ora sta viaggiando attraverso l'Australia post-apocalittica, fuggendo da visioni ossessionanti della moglie e del figlio defunti, così come altre persone che non è riuscito a salvare. Una lucertola a due teste striscia avvicinandosi a Max mentre è in piedi su un crinale a guardarsi intorno, e lui la calpesta prima di mangiarla. Si allontana, ma viene rapidamente inseguito dai figli di guerra, una raccolta disordinata di spazzini che sono tutti pallidi e pieni di vesciche per le radiazioni. Inseguono Max attraverso il deserto, costringendolo a schiantarsi prima di catturarlo. I figli di guerra trasportano Max nella loro tana nella cittadella, una rete di grotte scavate in un'enorme mesa. La sua testa e il viso vengono rasati. Gli tatuano un messaggio sulla schiena in cui si afferma che è un donatore di sangue universale, con l'intenzione di usarlo come fonte di sangue. Stava per essere marchiato con l'immagine di un teschio immerso nel fuoco, e con la metà inferiore del viso coperta con un muso di ferro a forma di tridente, ma si libera e fugge dai figli di guerra. La caccia attraverso le grotte rivela che la cittadella è grande, con molta acqua e serre. Max continua a vedere le foto dei morti mentre si precipita, finché non raggiunge una via di fuga in cima. Balza fuori e afferra un gancio volante, ma continua a oscillare verso i figli di guerra, che riescono a trascinarlo di nuovo nel tunnel. Immortan Joe, il leader dei figli di guerra, governa un'enorme popolazione di sopravvissuti nella cittadella. Joe respira attraverso una orrenda maschera fatta di denti di cavallo incastonata in un grande paio di mascelle, con tubi dell'aria collegati a un sistema di soffietti sulla schiena. Mentre parla a un raduno a terra sotto la cittadella, distribuisce l'acqua, facendo impazzire tutti e combattendo per essa finché Joe non la spegne dopo pochi secondi. Esorta le persone a non diventare dipendenti dall'acqua per evitare di impazzire in assenza di essa. Joe poi invia l'imperatrice furiosa, il suo leader, su un'enorme piattaforma di guerra per andare a prendere carburante da Gas Town, scortata da figli di guerra in veicoli più piccoli. Il braccio sinistro e la mano inferiore di Furiosa sono sostituiti con una protesi metallica. Furiosa devia dalla strada per Gas Town e prosegue verso la strada est. Joe nota la differenza e si precipita nelle celle chiuse dove tiene le sue 5 mogli. Sono tutte scomparse e i graffiti sui muri recitano: i nostri figli non saranno signori della guerra. E chi ha ucciso il mondo? Una donna anziana dice a Joe che non può possedere un essere umano. Joe è infuriato perché Furiosa sta rubando le sue donne, costringendolo ad organizzare i figli di guerra per inseguirla. Tutti i figli di guerra sono ansiosi di unirsi all'inseguimento, ma uno in particolare, Nux, è così fragile che ha bisogno di una banca del sangue, il che significa che Max deve accompagnare Nux ed essere attaccato all'autista da un tubo di trasfusione della linea centrale. Nux è disposto a morire per devozione al suo signore, dal momento che i figli di guerra pensano che Immortan Joe possa trasportarli alle porte del Valhalla. I figli di guerra inseguono l'attrezzatura da guerra di Furiosa, che viene attaccata dai Buzzards, un'altra tribù di spazzini. Nux attacca Max al cofano della sua automobile come la polena di una nave, e si unisce agli altri nell'inseguire Furiosa. Tendono ad avvicinarsi al gancio del veicolo, ma Furiosa li respinge con le frelenze esplosive. Quando Max sarà in grado di sopraffarlo e fermarlo, intende dargli fuoco con un bagliore. Nel bel mezzo della tempesta, i due si scontrano. Max è ancora legato a Nux, che è privo di sensi e indossa la museruola. Tira fuori un fucile e tenta di sparare al polso di Nux, ma la pistola non funziona correttamente. Più avanti trova 5 belle donne: Angarad la splendida, Toast la sapiente, Capable, Cido la fragile, e Doug, che si puliscono con un tubo e allentano le loro cinture di castità con tronchesi. Max vede l'attrezzatura di Furiosa e si avvicina a loro. Splendida è incinta di 9 mesi del bambino di Joe e anche Doug è in attesa. Max estrae la sua arma da fuoco e chiede la manichetta alla donna. Beve e poi gli esorta a tagliare la catena con i coltelli. Doug ci prova, ma non riesce a romperla. Joe ha messo su rinforzi dagli altri villaggi che forniscono benzina e munizioni alla cittadella, e Furiosa li nota in lontananza. I mangiauomini e il fattore guidano gli eserciti in arrivo. Mentre Max cerca di tagliare la catena che lo lega a Nux, Max e Furiosa combattono. Nux si sveglia e assiste Max nella sua lotta contro Furiosa, che è aiutata dalle altre donne. Alla fine riescono a fare un patto. Furiosa conduce l'equipaggio in un canyon, dove fa un patto con un gruppo di banditi di motociclette per chiudere il passo dietro di lei, usando una valanga di rocce. Così per impedire ai suoi inseguitori di scambiare 3.000 galloni di carburante, che stava trasportando in una capsula di rimorchio. Istruisce Max sulla combinazione per accendere il veicolo, che consiste in una serie di interruttori, e poi chiede del suo nome. Aggiunge che Max deve guidare il più veloce possibile a suo signale. Joe e i suoi soldati si stanno avvicinando a loro. Furiosa esce e annuncia ai motociclisti che ha consegnato i 3.000 galloni di benzina concordati e staccherà la capsula. Uno dei corridori si lamenta di Furiosa per aver detto che ci sarebbero stati solo un paio di inseguitori, ma ci sono 3 gruppi considerevoli.
Furiosa urla e lancia il segnale a Max, mentre manovra la roulotte. Mentre Max allontana il semicarro, Furiosa riesce a risalire a bordo tra uno sparo e l'altro. Immortan Joe, nel suo fuoristrada con ruote enormi, riesce a scavalcare la frana. Segue un nuovo inseguimento attraverso il deserto. Mentre Joe raggiunge i figli di guerra, continuano a cercare di sorpassare il semicarro. Joe cerca di sparare al semicarro, e Splendida appare come uno scudo umano. Joe non è in grado di fare nulla senza mettere in pericolo il suo possibile figlio. Splendida tenta di tornare alla parte anteriore del semicarro, ma cade e viene investita dall'automobile di Joe. Le donne pregano Max di voltarsi, ma quando informa Furiosa che Splendida è svanita sotto le ruote, Furiosa rifiuta di crederci. Splendida viene recuperata dagli altri. Joe, che tiene avanti di sé il corpo di Splendida, piange in modo arrabbiato. Nox torna al semicarro, promettendo di aiutare le donne ad evitare Joe. Ha il cuore spezzato mentre giace sul pavimento. Sapendo di aver deluso Joe ancora una volta e di aver perso la possibilità di unirsi al suo esercito personale, viene consolato da Capable. Più tardi Furiosa racconta a Max del posto verde delle molte madri e di come ne è stata strappata quando era bambina. Il semicarro è rimasto intrappolato in un vasto campo di fango mentre continuano a guidare nella notte. Sono inseguiti dal fattore. Max gli spara un colpo, ma manca, e Furiosa lo segue con un tiro pulito, spegnendo le luci del fattore e accecandolo. Nel frattempo, il corpo di Splendida viene preso dal subordinato di Joe, il meccanico organico, che taglia il bambino dal suo addome mentre è prossima alla morte. Sebbene il bambino sia già morto, informa Joe che si trattava di un maschio. Joe rivela di avere un fratello per suo figlio adulto Rictus. Rictus urla trionfante. Mentre le donne continuano a spingere il semicarro fuori dal fango, Max si precipita ad affrontare il fattore. Il semicarro arriva a una torre al mattino, dove una donna nuda, la Valchiria, sta chiedendo aiuto. Max sospetta che sia una messa in scena, ma Furiosa si fa avanti e dice alla Valchiria il nome di sua madre e i suoi legami con il clan. La Valchiria scende dalla torre e indossa la sua tunica. Appaiono le molte madri, un gruppo di donne anziane. Furiosa è riconosciuta dall'anziana, custode dei semi. Furiosa afferma di trasportare le donne dalla cittadella al posto verde delle molte madri, ma la custode dei semi le ricorda che la palude fangosa attraversata una volta era il posto verde delle molte madri, ma ora è inutilizzabile. Furiosa fa dei passi nella sabbia e crolla in ginocchio, piangendo per l'agonia. Le molte madri accettano di assistere le donne della cittadella nella loro ricerca di una casa attraverso le saline. Poiché la vegetazione e l'approvvigionamento idrico di Joe sono temporaneamente incustoditi, Max, ancora turbato dai pensieri su sua moglie e suo figlio, decide di aiutare le donne a tornare alla cittadella. Intendono anche utilizzare i canyon per intrappolare Joe e il suo esercito. La banda torna alla cittadella a cavallo. Joe li osserva attraverso il suo telescopio, del tutto inconsapevole della loro strategia. Molte madri assistono nella rimonta. Mentre difende uno dei suoi, la Valchiria spara contro i figli di guerra finché non viene uccisa. Max e Furiosa uccidono alcuni figli di guerra, mentre Max usa Joe come scudo umano per ucciderli. Uno dei figli di guerra colpisce il collo della custode dei semi, uccidendola. Joe rapisce Toast e la tiene prigioniera. Mentre Joe e Rictus guadagnano slancio, Furiosa viene pugnalata nel veicolo di Joe e si indebolisce. Toast distoglie l'attenzione di Joe abbastanza a lungo, da permettere a Furiosa di legare la maschera di Joe alle ruote della sua macchina. «Ti ricordi di me?» disse Furiosa, mentre le ruote strappano via la maschera di Joe e un pezzo della sua faccia. Lei ringhia, uccidendolo. Rictus continua a cercare di fermarli, mentre il semicarro si dirige verso il canyon. Le donne sono al sicuro, mentre Nox dice addio a Capable e devia nel canyon, uccidendo Rictus e facendo crollare il cavalcavia per porre fine all'esercito di Joe. I polmoni di Furiosa quasi collassano sulla via del ritorno alla cittadella. Max fa un piccolo foro nel suo fianco per permetterle di respirare. Max le fa una trasfusione del proprio sangue quando lei inizia a perdere conoscenza. Mentre chiude gli occhi, alla fine le dice il suo nome. La cittadella viene raggiunta dalla banda. Tutti esultano quando Max porta il cadavere senza bocca di Joe alla folla. Separano il corpo di Joe e lo mangiano vivo. L'approvvigionamento idrico viene fornito, fornendo quanta acqua richiesta dagli abitanti. Furiosa sale in cima e sembra essere il nuovo capo. Lei e Max si scambiano un rispettoso cenno ancora una volta, prima che scompaia tra la folla per seguire la propria strada. Spero ti sia piaciuto il video, se sì, iscriviti per altri video come questo. Attiva le notifiche e condividi per aiutare il canale. Grazie per aver guardato.